Via. Oggi stiamo inaugurando questa iniziativa che conclude un ciclo di 25 manifestazioni che abbiamo organizzato alla Cascina Trieste. Chiudiamo con le prospettive di cooperazione lombarda nel quadro, diciamo, dei programmi europei, in particolare quelli transfrontalieri con la Francia e con la Svizzera, ma quelli soprattutto del Mediterraneo. Per la prima volta, diciamo, con il nuovo programma ENI sarà possibile anche alle regioni non marittime come la Lombardia e come l'Umbria poter partecipare direttamente da non tanto da partner, anche da capofila ai progetti europei. Siccome noi abbiamo delle importanti sinergie con la regione Lombardia, la regione Lombardia è la culla, diciamo, della cooperazione. Io stesso mi sono formato a Milano col mio capo politico, l'onorevole Michele Achilli, alcuni di voi si ricorderanno quante volte è venuto anche a Cefalù in Sicilia, era il presidente della Commissione Affari Esteri, anche Gildo Baraldi, il direttore dell'OIX, che ha deciso di venire il giorno 30 e 31, ancorché oggi. Perché riteniamo che oggi, a chiusura di questa iniziativa, che ha rappresentato un ciclo importante, apriamo le prospettive di una cooperazione con la Sicilia e una cooperazione nell'ambito del Mediterraneo. Per cui le iniziative continueranno oggi pomeriggio al cluster bio-mediterraneo e si concluderanno con la Regione Lombardia, la Regione Sicilia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Sardegna, che è l'autorità del più importante strumento di cooperazione europeo, si chiuderanno al cluster bio-mediterraneo nei giorni 30 e nei giorni 31. Ora però vorrei che il Console della Palestina di Milano, che è qui anche perché nel quadro di queste cooperazioni in materia culturale, economica e di cooperazione anche in materia sociale, abbiamo temi come le migrazioni, tanti temi che riguardano il Mediterraneo, tante crisi politiche, tanti pericoli di guerra, tante guerre. Il Console della Palestina, che è un vecchio dirigente, vecchio come numero di militanza di anni, e prenda un attimo la parola per dire quello che stiamo realizzando. Siamo qui presenti naturalmente per dimostrare il nostro pieno interesse all'iniziativa che sta facendo stamattina e oggi pomeriggio, e ringrazio per questo gli organizzatori che ci hanno dato questa opportunità. E noi abbiamo in Palestina maggior ragione, anzi, di avere possibilità di poter rafforzare ulteriormente la cooperazione, la collaborazione con i vari paesi, in maggior ragione con l'Italia, che è un paese mediterraneo. Abbiamo già dei ottimi legami, rapporti di cooperazione, di collaborazione con le varie regioni italiane, oltre che con la Farnesina, il Ministero degli Esteri e il Dipartimento della Cooperazione Italiana, che hanno fatto molti progetti, oltre che molti ONG italiane che lavorano nel territorio palestinese. I rapporti sono molto stretti con la Sicilia, con la Sardegna, con la Puglia, con l'Emilia-Romagna, con la Lombardia, con le varie regioni che hanno fatto molti progetti di cooperazione, di collaborazione, di sviluppo, di aiuto nei vari settori economici, socio-culturali nel territorio palestinese. E io mi auguro che questo si rafforzerà ulteriormente per mettere fine anche questa ondata di immigrazione che sta invadendo l'Italia e l'Europa, e quindi vanno aumentati questi progetti nei vari paesi d'origine per aiutare la popolazione a non immigrare e a sopportare la difficile situazione di guerre, di miseria, di fame nei loro paesi. E qui colgo l'occasione per sollecitare le varie regioni di poter aumentare nel loro bilancio le risorse finanziarie disponibili per poter appunto dare una mano ulteriormente al governo centrale, alla Farnesina, per realizzare questi obiettivi. Ne parleremo durante il convegno di stamattina, ma oggi pomeriggio delle varie situazioni, le prospettive di sviluppo
di questa cooperazione tra l'Italia, le regioni italiane, i vari paesi del terzo mondo, in Asia, in Africa e in America Latina.